Il 21 marzo alle 11 ci sarà in centro una manifestazione di protesta di alcuni commercianti. L'appuntamento è in via Verdi, presso il negozio Manzi. È la commerciante Francesca Manzi, infatti, a spiegare le motivazioni della protesta dei commercianti del centro storico. Non ci sono più le condizioni per poter andare avanti, scrive. La città è senza guida e senza nessun tipo di programmazione che ci faccia sperare in un cambiamento concreto. Le amministrazioni si alternano, ma i problemi restano sempre gli stessi. Noi, e con noi credo di poter parlare a nome di tanti miei colleghi commercianti, siamo sfiniti. Ci abbiamo creduto, abbiamo investito in questa città tutto quello che potevamo per noi, per i collaboratori e spero per la città. Ma alla luce dei fatti, dice ancora la Manzi, perché sono i fatti che contano, non vediamo altre soluzioni. Chiediamo quindi che vengano immediatamente attuate delle strategie, come l'istituzione immediata della zona franca, la regolamentazione dei cantieri del centro, con regole che obbligano ad operare nel rispetto di chi ci lavora e di chi lo vive, controllo e regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti durante l'ora di apertura dei negozi, istituzione di parcheggi e zone di carico e scarico, decoro e pulizia del centro, giardini, piazze e strade, per ridare dignità a questa città e ai suoi abitanti. Un piano commerciale strategico, prosegue ancora, e operarsi per riportare i cosiddetti attrattori in centro, che sono uffici pubblici, scuole, uffici postali e banche. Amiamo la nostra città, non l'abbiamo mai abbandonata, neanche all'indomani del 6 aprile, ma ora basta, conclude la Manzi, più di questo non possiamo fare. Intanto però si è dimesso il presidente dell'associazione L'Aquila Centro Storico, animata da commercianti, residenti del centro e professionisti. Un'associazione che si costituì a fine di maggio. Il presidente designato era stato Roberto Grillo. Dopo meno di un anno, Grillo però rassegna le sue dimissioni. Un passo indietro che lui stesso ha definito doloroso. In pratica alcuni commercianti nel loro piano diritto hanno deciso di costituire un gruppo informale, spinti evidentemente da un profondo malessere, dal timore e dalla paura per il destino del centro. Tra i referenti del gruppo, Ugo Mastropietro. Ho provato a parlare con loro, raccontato Grillo. Giovedì ho partecipato a un incontro propedeutico al confronto che il gruppo avrebbe avuto l'indomani con il deputato Deramo, che in sostanza si è fatto garante di un confronto con l'amministrazione, riportando le ragioni dei commercianti. Ho tentato di spingerli ad entrare nell'associazione per dargli ancora più forza, stante anche il fatto che alcuni degli animatori del gruppo, già molto numeroso con circa 100 persone coinvolte, sono già iscritti, hanno proposto e sostenuto la mia candidatura. Ci ho provato, ma la richiesta è caduta nel vuoto. La speranza comunque è che l'associazione e il gruppo possano ritrovarsi di nuovo su un terreno comune.